Io riparto da quanto ha detto Auteri qui in Mix Zone, ha detto mi auguro e spero che ci sia un po' di fair play perché ho visto troppe esultanze. Ma sinceramente io sono, rimango io di Auteri, io nella mia carriera non ho mai parlato di un collega, mai, mai, stasera lo faccio, perché non devo vedere, perché una squadra non deve esultare quando vince una partita, la vince all'ultimo secondo, l'ho vinta soffrendo. Non capisco dove sta la esultanza. Sono convinto che se Pescara faceva gol non esultavano. Non credo. L'esultanza è una delle poche cose belle. Guarda, io sono l'unico che sono rimasto in panchina. Guardate la televisione, io sono lì in panchina. Non abbraccio 3-4 colleghi, non sono né in campo né nulla. Però se i miei ragazzi vanno a esultare, penso che sia la cosa più normale, ma soprattutto la cosa più bella del calcio. Un gruppo che va a esultare su un compagno che ha fatto gol. Sotto la curva tutti assieme. Quindi veramente non capisco questa polemica, me l'ha detto anche a me uscendo dal campo, io mi sono girato imbarazzato di cosa vuole, perché non capisco questa polemica, e sono nel calcio anch'io da tanti anni e fortunatamente non ho mai fatto polemiche con nessun allenatore nella mia storia, però ogni tanto o forse una volta nella vita bisogna anche mettere i puntini. La partita a Tesser, Pescara molto ben messo in campo, probabilmente vi ha messo in difficoltà più di quanto vi potevate aspettare, alla fine forse il pari era più giusto. Allora, Pescara ha fatto molto meglio di noi nella prima parte di partita, non pensavo giocasse il 4-3-3, ci eravamo preparati con un 3-4-3 come lo fanno loro, perlomeno. E c'erano le ultime partite che giocava sempre così. Ma così, vabbè, interpretiamola così, io penso che di solito Zappella stesse molto più alto e tutto, però comunque l'abbiamo preparata in maniera un po' diversa, con un trequartista dietro le punte, non con centrocampo a tre, erano due. E abbiamo un po' sofferto, ma soprattutto eravamo tanto tesi, abbiamo sbagliato tantissimi palloni, tanti disimpegni e non siamo mai stati riusciti nei primi 20-25 minuti a creare gioco, a creare nulla. Tanta tensione, dopo un po' siamo migliorati, partita si è riequilibrata e dopo quell'azione, l'unica vera importante e pericolosa che ha fatto Pescara inizio secondo tempo, quando tre miei giocatori sono buttati a corpo morto e lì abbiamo vinto la partita, addosso il tiro del Pescara, beh, abbiamo già detto su una metà campo e non gli ultimi 10 minuti quando sono rimasti in 10, gli ultimi 20, 25, 30 minuti abbiamo giocato su un'area di rigore, dai, questa è la verità. Poi non ha fatto una parata il vostro portiere del Pescara, ma nemmeno il mio portiere ha fatto una parata, un tuffo non l'ha fatto nemmeno il mio portiere, quindi una partita equilibrata, meglio Pescara nel primo tempo, decisamente meglio noi nel secondo tempo, forse c'era un calcio di rigore, mi dicono, per il Pescara che c'era. Lo dico io senza la domanda, siamo stati fortunati se l'arbitro ha visto male in questo caso. Sono convinto che durante l'anno anche Pescara avrà avuto qualche episodio magari o a favore o contro generoso, come capita nel campionato. Noi siamo un'analisi stati chiara, precisa, Tesser, io non devo aggiungere altro se non chiederle se guardando la partita di questa sera ci sono 21 punti di differenza tra le due squadre. Sì, ci sono, secondo me ci sono, perché lo dice la classifica. Sulle singole partite, neanche quando si gioca contro chi ne ha 40, non 21, c'è da chiedersi forse come mai ci siano 21 punti. Noi abbiamo grande cuore, grande carattere, grande temperamento, ho detto prima abbiamo vinto su quelli, giocatore si è buttato a corpo morto su. Allora, se su una partita di Serie A, Serie B, si gioca il prima e l'ultima, sono convinto che raramente si vede i 30, 40 o i 25 o i 21 punti di differenza. Noi sicuramente non li abbiamo fatti per caso, perché queste partite è la prima partita che vinciamo. A Pescara abbiamo dato lezioni di calcio, a Pescara riconosciute anche dal presidente del Pescara, è stato molto bravo Sebastiano e lo ringrazio. Stasera ho detto che siamo stati un po' fortunati noi, fortunati sull'episodio del rigore se c'era, l'ho tirato fuori io, non tanto di vincere al 94esimo perché ci abbiamo provato fino in fondo. E quindi io ammetto onestamente che Pescara ha fatto meglio nella prima parte. Difatti mi dispiace, conoscendo proprio le persone di Pescara, però anche voi giornalisti, sempre molto obiettivi, di un qualcosa che capisco che si rimane male e tutto. La storia dei 21 punti forse è la cosa più bella. Noi partite al 90esimo ne abbiamo vinte così un'altra, se non ricordo male contro la Lucchese. Sì. Abbiamo fatto due gol negli ultimi, nel recupero e basta. E ci siamo sempre stati portati a casa dei numeri che sono impressionanti, straordinari, e stasera un cuore grande, tre che si buttano su a colpo sicuro, su Dursi a colpo sicuro e fino alla fine che ci proviamo.
Io penso che i punti nostri siano lì, dentro quel cuore grande che batte forte qui a Modena oggi. Io le faccio i complimenti, le faccio in bocca al lupo per il proseguo della stagione e per il +5 in classifica nei confronti della Reggiana. Quello è importante. No, quello punta a lupo.